scannato. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi provo la bici elettrica. Già. E sarà una Specialized Turbolevo. Poi magari ve la farò vedere. E nulla, adesso appuntamento con i ragazzi al negozio e vediamo un pochino. E nulla, io intanto vi saluto e ci aggiorniamo dopo. Ciao! Trainer turbo, sì. Il cambio diventa molto più veloce nella cambiata. E siccome con il motore imprime una forza tre volte alla tua, è come se percepisse se tu sei in piedi e dai la moto che strattonate. Quindi quando cambiate il trailer in turbo dovete alleggerire leggermente la pedalata. Vabbè, quello andrebbe fatto de base. Nulla, sì, come con la bici normale. Non succede nulla perché comunque la catena del bike, buongiorno, salve. Però diciamo l'unico consiglio che vi posso dare, se no sentite ogni volta che cambiate, perché e poi in realtà non devo dirvi nulla perché si cambia normalmente, sì. L'unica cosa che sarà è Shimano, la comunità di Shimano, che puoi usare anche l'indice, sì, a tirare, sì. Quindi ti gestisci il cambio con il telescopico. Telescopico ce l'abbiamo di qua, ok, immagino che sapete usarlo, quindi sì. Con la pressione va giù e poi c'è la S qui dietro che sarebbe, praticamente ti va direttamente in turbo. Io vi consiglio di usarla in tre. Sì, vi consiglio di usarla così, perché non ci avete quelle botte in partenza del turbo, sì. Sennò ci senti veramente uno che ti spinge dentro, non siete abituati all'uso delle bike, di abituati per 100 metri per carità, però così ci fai un pochino tutto, anche la salita estrema, però che succede? Ti trovi su una compressione, c'hai cioè la salita davanti, io dai... per cambiare 2-3 marce butti il turbo, scarpa, con la stessa marcia ti fai anche la salita estrema. Siamo? A bagnotto non lo fa nessuno? No, sì. Buongiorno. Non ho capito l'altro qui? No, 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 metti a turbo e vai su una rota. Tutto su una rota. E beh. Dunque, fammi vedere. Cazzo, macina proprio, porca puttana, macina da cibra.
appoggia un attimo la bici che svido questo. Scusa. E integro questo video con alcune, diciamo, considerazioni personali, sicuramente non dei consigli, perché non sono in grado sicuramente di poterli dare. E l'esperienza in e-bike è stata effettivamente molto molto piacevole, e diciamo che non nutro una grande simpatia per le bike, ma purtroppo è un mio limite dovuto a una cultura ciclistica, se vogliamo, di vecchio stampo, e quindi ripeto e sottolineo, è un mio limite. Come dicevo, l'esperienza è stata molto piacevole, sicuramente non acquisterei un e-bike, nonostante la coinvolgente esperienza, non personalmente non l'acquisterei, semplicemente perché comunque per il tipo di ciclismo che io faccio è una soluzione che posso risparmiarmi, spero, per un bel po' di tempo. A me piace comunque la salita, piace motivarmi in qualche modo negli allenamenti, e quindi un e-bike, diciamo, dimezzerebbe questo piacere nell'utilizzare una bici muscolare, che comunque per me rimane la scelta migliore, soprattutto per chi vuole iniziare. E che dire, magari chi affronta discipline gravidi come dal mountain, l'enduro, downhill, eccetera, un e-bike potrebbe essere la scelta più azzeccata, perché comunque io credo che si raddoppi, se non triplichi, il divertimento. È normale che fare un trail di 6, 7, 10 km in discesa, poi magari per poterlo rifare o comunque per riprendere un altro trail in quota bisogna risalire, e quindi questo comporta del dispendio di energia non indifferente, quindi magari nella seconda, terza discesa che si fa si perde lucidità e si perde il controllo, quindi si è più esposti magari anche a rischi, a infortuni e cadute. Invece le bike, fortunatamente, questo un po' lo evita, vi dà un grande aiuto e vi permette di comunque di divertirvi, mentre invece la muscolare è quella è, ragazzi, se avete fiato e gambe andate, altrimenti vi dovete fermare. Quindi, a seconda del tipo di ciclismo che fate, valutate attentamente l'acquisto, non fatevi prendere dalla foga della bici che non, con la quale non si fatica, perché non è proprio così. E comunque però vi dico anche che, insomma, pedalare con le proprie gambe è una grandissima soddisfazione, arrivare in quota con le proprie gambe è una grande soddisfazione, fare una salita e rifarla il giorno dopo, magari una settimana dopo, togliendo 2, 3 o 4, 5 secondi, insomma, è una soddisfazione non indifferente. Ok? Quindi per me è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!